Quelli che installiamo noi sono Wi-Fi, quindi viene aggiornato dal Ministero, credo. Cos'è, un cartello in metallo? Sì. Cioè metallo con i LED, elettronico insomma. Ha un costo questo per i benzinai? Sì, però non so dirle quanto. Le pompe bianche pagheranno l'installazione del cartello di tasca propria. Va meglio ai distributori a marchio, l'installazione è a carico delle compagnie. C'è però il problema del posizionamento. Il signor Moreno Marcon, da 50 anni lungo la Postumia, benzinaio da generazioni, ha dovuto inventarsi un piedistallo cui appendere i dati, da cambiare ogni mattina spostando i magneti. Un onere in più per noi gestori a tenere aggiornato ogni giorno queste cose qua, salvo avere delle sanzioni, perché se non sono aggiornate passa, c'è la Guardia di Finanza o qualcun altro, sono delle multe salate. E qui sta il paradosso: il prezzo medio è calcolato confrontando impianti di montagna, impianti di pianura, gestori che lavorano in condizioni troppo diverse per poter adattare i costi di vendita al prezzo medio regionale. Non lo posso fare perché altrimenti ci rimetto del mio. Già abbiamo dei margini che sono talmente rosicchiati che se vado a togliere del mio, cioè, è come togliermi il guadagno, hai capito? Non lo posso fare io, lo possono fare soltanto le compagnie. 35 millesimi al litro è quello che ai gestori rimane in tasca, gestori su cui pesano i costi dell'energia e delle commissioni per i pagamenti con POS. Pochi gli automobilisti che hanno badato ai cartelli, molti sono affissi alle vetrate, distano diverse centinaia di metri dalla strada. Per intercettare quei numeri grandi non più di una mano bisogna oltrepassare prima gli altri dati, il prezzo self e servito del carburante in vendita alla pompa. Io l'aveva guardato prima di entrare? No. No, mai differenza di quanto, di un centesimo. E si è fermato qui apposta, ha visto il cartello? No, per dire il vero no, io mi fido perché vengo spesso qua. È importante per lei quel cartello? Cioè è decisivo per la sua scelta di fermarsi? No, in questo momento è decisivo il fatto che fra un chilometro restavo a piedi. Il cartello non c'entra? In questo frangente no.